per me è stato, io l'ho conosciuto, avevo 14 anni, perché era il mio insegnante, il mio maestro di armonia al Conservatorio dell'Aquila. E diciamo all'inizio, vabbè, era una persona, lui come insegnante era una persona molto particolare, dura, poi ci siamo persi e poi invece dopo qualche anno siamo diventati, cioè io ho suonato tutta la musica sua, abbiamo fatto tante cose insieme, dall'Alleluia che scrisse nel 95 quando ricommissionarono una messa per il premio Nobel della pace che facemmo a Oslo, poi l'abbiamo fatto in giro e quindi io ho fatto poi tanti concerti, ho suonato tantissima musica sua da solista. Quando era a Chieti abbiamo fatto tantissimi concerti insieme, poi al Teatro dell'Opera di Roma, insomma in giro per il mondo tante cose. Sergio era, poi chiaramente cioè, eravamo diventati fratelli, diciamo, perché sai, 25 anni, forse di più, 30 anni insieme. Una E quindi brutta diciamo che perdita. eh sì, una brutta perdita. Io credo che sia stato veramente, a parte la grande amicizia che avevamo, ma forse il compositore, forse quello che rimarrà di quest'epoca della musica classica, perché lui era, devo dire che era molto più considerato all'estero che in Italia, perché io mi ricordo in Germania facevamo delle cose, i concerti dove la musica classica era insomma considerata veramente, e Sergio era considerato come il giovane Mozart, come Acclamato, è una cosa. acclamatissimo. Beh, sì, eseguito, acclamato, poi sai, uno dei pochi compositori contemporanei che ha perseguito proprio la sperimentazione, ma nella musica classica, Classica. bella, tonale, non della sperimentazione, insomma, che fanno altri compositori un po' più particolari. E è un grande dolore, veramente. Poi lui, siamo cresciuti insieme, è stato all'Aquila. Io all'epoca, quando ero il direttore musicale della Perdonanza, misi in programma, mi ricordo nel 2001, facemmo forse la opera più bella che ha scritto, Passio e Resurrexio, facemmo dentro la Basilica di Collemaggio, Sì, un'opera incredibile. Poi la messa di indimenticabile. beatificazione, com'è? Indimenticabile, dico. Esatto, sì. L'anno dopo facemmo la messa di beatificazione per Padre Pio che avevamo già fatto alla Sala Nerdi, mi pare nel 98. Ma poi, sai, tanti momenti proprio insieme. Io mi ricordo quando lui doveva scrivere dei pezzi, per esempio un pezzo per batteria orchestra, stava con me a casa a Roma, insomma. Ricordi indelebili, indubbiamente, forse è presto per parlarne ancora, ma si penserà sicuramente a ricordarlo, magari a fare una Io spero. manifestazione. Certo. Beh, sia l'Aquila dovrebbe insomma rifare qualcosa perché Sergio ha vissuto all'Aquila tanti anni, ma anche Chieti, dove Sergio ha riaperto il Teatro Marocino, fondò l'orchestra giovanile. Diciamo, ha fatto veramente tanto per l'Aquila, per l'Italia, ma insomma, secondo me, nella storia proprio della musica rimarrà.